Oggi presentiamo il libro Vita di Gesù di Andrea Tornielli, edito da PM. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il Collegio San Giuseppe che ci ospita in questa sala fenomenale, possiamo dire, inaspettata, la bellezza, e anche la Libreria San Paolo che, tra l'altro, per chi volesse acquistare il libro è possibile all'uscita, che lui ci ha aiutato a promuovere anche il nostro di questa sera. E l'associazione Newman non poteva mancare l'appuntamento di presentare questo libro. E adesso, prima di dare la parola ai relatori e dire due cose su come mai abbiamo deciso di farlo, volevo però innanzitutto dare la parola al direttore del Collegio San Giuseppe, fratello Alfredo Centra, per un saluto. Prego, se vuole salire. Benvenuti a tutti, abbiamo il piacere di avere Andrea Tornielli come autore della Vita di Gesù e poi Sua Eccellenza Monsignore Evole, con grandissimo piacere. L'avevamo invitato per avere la fondatura, ma ero impegnato, quindi già un primo assaggio, diciamo così, del San Giuseppe. Tutti conosciamo Andrea Tornielli, grande esperto di storia della Chiesa, come oserei dire, grande conoscitore dei padri, soprattutto gli ultimi, e forse la cosa più interessante a mio parere sono i volumi scritti sul Pio XII, dove ha rimesso in sesto, ha risistemato tutta la fama negativa che è stata tirata fuori dal famoso Vicario, dopo il Vicario in poi, quindi, e soprattutto anche con gli ultimi documenti, con l'apertura dell'ultima sezione degli archivi vaticani, sono potuto certamente andare a prendere altre novità. Grazie a tutti, buonasera e buon ascolto. Grazie. Grazie mille, e poi inviterei anche a fare un saluto all'arcivescovo di Torino, il signor Repole, Roberto Repole, che ha voluto essere qui con noi oggi. Le chiederei di parlare al microfono solo perché c'è una registrazione. Buona serata a tutti, sono molto contento di essere qui per la presentazione di questo libro. Anche se mi scuso, l'ho detto all'autore e ai relatori, perché dovrò andare via alle 7:20 per una telefonata che è inderogabile. Ho letto trasversalmente il libro. Intanto mi sembra una bella cosa che l'ispirazione sia partita da Torino, perché Don Primo Soldi ha fatto quella telefonata e questo ha fatto sì che si mettesse in moto quantomeno il desiderio di scrivere questo libro. E poi ci tengo a dire una cosa, una piccola cosa senza togliere spazio evidentemente alle riflessioni più approfondite dei relatori. Si presenta subito, sin da subito, come un libro che non è né di esegesi né di teologia. Però è qualche cosa che ha molto a che fare, non so con l'esegesi perché non la frequento tanto, ma con la teologia vera. Perché la teologia vera che cosa è? È una riflessione su Gesù a partire dalla fede che ha il compito non di racchiudere Gesù dentro alcune parole, alcuni concetti, ma ha il compito piuttosto di far sporgere l'intelligenza fino ad arrivare appunto alle dimensioni della fede. Questo libro a me pare del genere dell'opera d'arte, no? Cioè quasi una sorta di romanzo su Gesù. Non è una biografia di Gesù secondo lo stile moderno che vuol catturare in qualche modo e racchiudere ciò che Gesù è stato. È un'opera d'arte che poi riprende parole evangeliche, parole di Francesco, e come tutte le opere d'arte anche questo sporge, potremmo dire, e fa sporgere su qualcosa che è trascendente. In questo caso mi sembra davvero la persona di Gesù, per cui ho trovato davvero molto appropriata anche l'introduzione che Papa Francesco ha fatto, perché dice appunto Gesù non è semplicemente un uomo della storia, ma è una persona vivente che si tratta di incontrare, e mi sembra che questo libro, per come l'ho detto io, è un aiuto anche attraverso l'immaginazione e l'arte romanzata di fare incontrare questa persona
probabilmente costituirà anche un bello strumento per delle persone che oggi non conoscono Gesù, magari non leggerebbero di primo acchito un Vangelo, ma possono leggere una vita di Gesù ed essere introdotti al Vangelo. Quindi davvero grazie, non solo dell'invito, ma anche di aver scritto questo libro. Riesco anche le parole per la presenza, anche se breve, ma no, grazie mille veramente. Allora, come dicevo appunto, l'associazione Lumen non potevano presentare questo libro, innanzitutto perché il volume che è stato pubblicato lo scorso settembre è stato il regalo di Natale di Papa Francesco, che ha fatto il 22 dicembre i membri della Curia Romana e Cardinale. Quindi innanzitutto c'era un invito veniva da sé, da questo regalo del Papa. Poi secondo, come ha anticipato l'arcivescovo, perché un motivo più familiare possiamo dire, il libro è nato, se si può dire così, grazie al nostro Don Primo di Torino, ma anche fedelissimo e colonna portante dell'associazione Newman, quindi non potevamo non farlo. E che appunto, come racconterà breve anche a Tornielli, è stato un ispiratore appunto. Infine, se posso dare un piccolissimo parere personale, poi presento i relatori, e un altro motivo è che il libro, se dal mio punto di vista, è un libro molto coraggioso. Scrivo un libro su Gesù nel 2023 e direi che questo elemento del coraggio è qualcosa che c'è in comune, un po' in sintonia, condividiamo con l'associazione Newman, che vuole tentativamente, con molta ironia, fare una proposta cristiana nel tempo nostro dell'età contemporanea, provando a, come dire, plasmarsi su quello che è il mondo di oggi. Quindi mi sento di dire che condividiamo questo coraggio, se si può dire così. Quindi, come potete vedere, abbiamo invitato innanzitutto l'autore del libro, Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani presso il Dicastero per la Comunicazione. Io vado abbastanza rapido sulle presentazioni. Giornalista con un'attività di oltre 30 anni per alcune delle importanti testate italiane e scrittore anche di numerosi libri, interviste, uno con Papa Francesco, uno con Milan Caroli. A cui diamo il benvenuto perché è da Roma e tornare a Roma, quindi benvenuto, un applauso. Poi Francesco Antonioli, anche lui giornalista, anche lui una lunghissima carriera, da sole 24 ore, direttore di Mondo Economico e collaboratore per Repubblica, oltre, diceva prima, insegnante allo IEP, corso di comunicazione, e anche Francesco Antonioli, autore di numerosi libri con proprio con la tema della spiritualità, il confronto tra credenti e non credenti e anche il dialogo tra le religioni. Quindi benvenuto anche a Francesco Antonioli. E infine Pierluigi Banna, docente di patrologia alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale e di teologia anche all'Università Cattolica di Milano, del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito il dottorato in teologia sistematica presso la facoltà teologica dell'Italia settentrionale, appunto in cotutela con la Sapienza di Roma, con una tesi sull'ambigua religiosità dei primi cristiani pubblicata recentemente da Vita e Pensiero. Oltre ad essere un amico, già collaborato con l'associazione Newman, è un invitato, diciamo, perfetto per il tema di questa sera. Quindi benvenuto anche a Luigi Banna. Allora, inizierei con l'autore del libro, con Andrea Tornielli, a cui rivolgerei la domanda generale, diciamo, appunto, come mai un nuovo ennesimo, potremmo dire, libro su Gesù, e come è nato e cosa ti ha guidato nello scrivere questo libro? Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie al direttore, grazie molto al Cinesco per essere stato qui presente. Diciamo che a Torino mi lega per questo libro il fatto che mi è stato ispirato da una telefonata di un primo durante il primo lockdown, quando c'erano quelle messe di Santa Marta
e quelle omelie del Papa che hanno fatto tanta compagnia alle persone che erano da sole in quel periodo, dove eravamo tutti chiusi in casa, in domini. E lui mi telefonò e mi disse: perché non scrivi la vita di Gesù usando i commenti di Papa Francesco? Ma mi lega a Torino anche il fatto che per 7 anni ho lavorato alla stampa, ringrazio qualche collega che è venuto qui oggi, e proprio durante gli anni alla stampa, in particolare la Vatican Insider, ho avuto modo di conoscere direttamente un signor Repoli, che all'epoca non era arcivescovo ma teologo, grazie a un nostro collega che purtroppo non c'è più, Mauro Pianta, che lui intervistava spesso, diciamo, su temi teologici nel sito Vatican Insider, che è un sito della stampa. Il libro nasce da questa telefonata, ci ho pensato un po' su prima di mettermi a scriverlo, e non ho mai fatto, io ho scritto troppi libri, diciamo, in vita mia. Questo è diverso, completamente diverso, perché era la prima volta che mi veniva chiesto di mettermi in gioco completamente, non soltanto come scrittore, come professionista, ma proprio mettere in gioco la mia fede, metterla in gioco per cercare di entrare nelle scene del Vangelo. Perché il libro, diciamo, l'ho scritto senza oggettivamente grossi problemi, cioè è venuto abbastanza scorrevole, diciamo così, perché io mi sono immaginato dentro le scene del Vangelo, quando Gesù incontrava le persone, nella maggior parte delle volte per strada, è una storia di incontri, di sguardi, e io ho immaginato me stesso dentro queste scene, cercando di aiutare il lettore a questo lavoro di immedesimazione. Vedete, noi siamo, almeno non noi, io, la mia esperienza è sempre stata quella che quando leggevo il Vangelo o quando lo sentivo proclamato a messa, il Vangelo veniva proclamato e poi subito dopo se ne tiravano delle conseguenze per la vita di ciascuno, conseguenze morali, che cosa insegnano di oggi, come ci illumina oggi su questo particolare, su quell'altro particolare, tutto ovviamente giusto, sacrosanto. Ma era come se si restasse di meno, se si venisse quasi via subito dalla scena. Mentre invece stare lì, starci dentro, per me è stata un'avventura spirituale bellissima, che mi ha fatto scoprire, anzi riscoprire, ma scoprire nuovamente la grandezza di tanti dei personaggi che hanno incontrato Gesù. E dunque lo sforzo che ho fatto, il lavoro che ho fatto è stato quello di semplicemente di aiutare il lettore con un po' di contesto, dando colori, sapori, nomi ai tanti personaggi che nel Vangelo sono anonimi, cercando anche di dire qualcosa delle loro storie pregresse, ovviamente immaginandole, perché il Vangelo, in tanti casi, ci sono le scene del Vangelo che sono pronte per essere una sceneggiatura, no? Per andare in sceneggiatura, per essere girato un film. Ce ne sono altre che sono molto scarne. E allora ho cercato di immaginare odori, colori, sapori, nomi, sguardi, descrizioni, mettendo e cercando di sistemare tutto in una maniera cronologica, per aiutare il lettore a seguire la storia di Gesù, la sua vita, quello che ha fatto, che ha detto, e soprattutto gli incontri che ha avuto, per favorire la possibilità di un incontro. Seguendo tre linee, intersecando tre linee. Il mio racconto, e dunque la mia immaginazione, le parole del Vangelo, che nel libro ci sono praticamente tutte, tranne i duplicati di scene, ovviamente, ma ho dovuto fare delle scelte, e i commenti di Papa Francesco. Queste tre linee sono in una narrazione unica, ma sono ben distinguibili graficamente, per cui mai si può confondere la mia immaginazione con il testo del Vangelo, ci mancherebbe, o con il commento autorevole del Papa. La speranza è che possa essere letto anche da persone che non frequentano il Vangelo. 10 giorni fa ero a Parigi, perché è uscito il libro La tradizione francese, e appunto la prima domanda che mi ha fatto un giornalista è stata: ma perché oggi, che senso ha oggi scrivere un libro di Gesù, su Gesù a chi si rivolge? E io ho risposto, ricordando delle, non sono cose mie, ma faccio il giornalista per cui riporto, erano cose che disse, credo, attorno all'anno 2000, il cardinale Bifi di Bologna, disse: ma anche chi non crede in Gesù, non lo conosce, ogni volta che scrive una lettera, oggi diremo che scrive un'email,
segna una data, che è la data in quale noi calcoliamo gli anni da quando Gesù è nato. Ogni volta che arriva Natale, generalmente, anche se non si crede, tutti festeggiano e fanno regali, e noi festeggiamo la nascita di Gesù. E ogni domenica chi fa mestieri normali, cioè il giornalista, cameriere, infermieri di turno, però generalmente la domenica possiamo dormire un'ora o due di più, e la domenica noi festeggiamo e celebriamo la risurrezione di Gesù. Allora, questo uomo, Dio, quest'uomo che era Dio, ma che ha così condizionato in fondo le nostre vite, la nostra cultura, forse vale la pena di essere conosciuto un po' di più. Questo è lo scopo, l'idea che sta dietro. Grazie mille, torneremo poi sul tema dell'immaginazione, perché penso che sia molto interessante. E un po' sulla scia di questa risposta data in Francia, vorrei chiederei a Pierluigi Banda come, dal tuo punto di vista, questo libro, cioè che contributo dà alla conoscenza di Gesù dell'uomo contemporaneo, questo libro, e poi ovviamente una tua personale riflessione su questo. Ti passo questo. Grazie dell'invito. Devo precisare che il libro non dà rivelazioni nuove su Gesù. La storia si sa come va a finire. Però, come diceva adesso Andrea, continua a suscitare interesse. Per cui da 2000 anni continuano a essere scritte vite di Gesù. In qualche modo vorrei provocare, ma poi mi correggo subito, i Vangeli non bastano. Perché i Vangeli sono come il canone, sono il canone, lo spartito che poi chiede di essere, diceva San Francesco di Sales, con maestria eseguito da ognuno dei credenti. Ecco, in questo senso mi ritrovavo quell'espressione dell'arcivescovo, per cui questo libro è un'opera d'arte, è l'esecuzione di questo canone da parte di Andrea Tornielli, con tutto il suo carico di conoscenze, di esperienze personali, di una trama di nomi che appare ogni tanto all'inizio e alla fine del libro, le persone che lo hanno accompagnato in quest'opera, anche la famiglia la ringrazia, e lo hanno accompagnato nel dare questa declinazione personale, profonda, di una storia che è già scritta. Eppure questa declinazione personale, unica e profonda, è quella che ci permette di sentire ancora oggi, ancora una volta, questo personaggio vicino. In fondo questo era l'obiettivo che muoveva i primi scritti chiamati poi apocrifi. Noi di solito associamo gli apocrifi col termine eretico, ma non tutti gli apocrifi sono eterodossi. L'esigenza da cui nascono gli scritti apocrifi è quello di entrare con tutta una sensibilità umana dentro la vita di Gesù. Immaginarsi come era la Madonna l'attimo prima dell'annuncio, come erano i genitori della Madonna, come ha vissuto Gesù la sua infanzia. È un'esigenza dei credenti di sentire sempre più familiare la figura del loro Signore e Salvatore in cui credo. L'intuizione, che mi sembra anche cioè perché do solo degli spunti e poi ritorniamo, l'intuizione che Andrea mi sembra cogliere con la sua personale sensibilità è nella citazione, è tutta nella citazione posta all'inizio del libro, secondo me, poi. Puoi contraddirmi. Il cristianesimo risiede essenzialmente in Cristo e meno nella sua dottrina che nella sua persona. Come ci ha appena detto, attraverso le pagine lui, più che davanti a un messaggio, ci fa stare davanti a una persona, perché quella persona coincide col suo messaggio, lo incarna come nessun altro potrebbe farlo. Per cui non si tratta, come dici spesso nel libro, di comprendere Gesù, ma stando con Gesù si comprende quello che dice. E quindi lo sguardo del lettore è posizionato dietro lo sguardo di questi uomini che sono stupiti, ammirati
dietro le parole di Gesù, dietro la sua presenza che incarna quelle parole, che pian piano cambia anzitutto il loro cuore, ma su questo parlerò più avanti. Questo modo con cui lui dà questa declinazione personale e artistica, mettendoci davanti alla persona di Gesù, in modo da incarnare il suo messaggio, permette di comprendere perché diventa così cruciale la domanda chi è Gesù. Perché un conto è la questione culturale che poneva anche Croce, siamo in una società che è segnata dal cristianesimo in qualche modo e prima o poi tutti dobbiamo prendere posizione su Cristo, lo diceva anche Kierkegaard, il famoso tu devi. Non puoi, in quanto occidentale, non prendere una posizione su quest'uomo che è o è il più grande inganno della nostra società, o è colui che l'ha rivoluzionata. Ma la prospettiva di Tornielli mi sembra più coinvolgente, perché io arrivo a chiedermi, a voler prendere posizione su chi è lui, andando dietro le domande delle persone che rimanevano conquistate da lui. Ogni tanto nel libro ricorre una sfilza di queste domande. Ne cito una. Chi era davvero quell'uomo? Da dove gli veniva quella mite autorevolezza? Come faceva a scrutarli dentro? E riprendo soltanto un passaggio che lui cita di Papa Francesco per mostrare come la combinazione perfetta, no? Tra la confessione di Pietro che risponde tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e la ripresa del Papa che dice e voi chi dite che io sia? A ognuno di noi, e ognuno di noi deve dare una risposta non teorica, ma che coinvolge la fede, cioè la vita, perché la fede è vita. Per me tu sei, e dire la confessione di Gesù. Una risposta che chiede anche a noi, come ai primi discepoli, l'ascolto interiore della voce del Padre e la consonanza con quello che la Chiesa, raccolta attorno a Pietro, continua a proclamare. Chi è Gesù Cristo per me? Una risposta che noi dovremmo dare ogni giorno. Questo modo artistico ci fa percepire questa domanda in modo tutt'altro che intellettuale, ma proprio profondamente esistenziale, impastato con quel sapore palestinese che doveva aver avuto sin dall'inizio l'incontro con Gesù. Allora, torneremo poi anche su un punto che Luigi parla. Finirei in giro chiedendo a Francesco Antonioli, anche lui, una reazione sul libro, e poi in particolare c'è stato, se posso fare un riferimento a uno scambio di mail che abbiamo avuto, in una delle mail in cui ci invito per organizzarci, Francesco Antonioli intanto mi ha scritto che avrebbe colto questa occasione, era contento di questa occasione per fermarsi e riflettere. Quindi chiederei ovviamente una riflessione sul libro, certo, ma anche se è stato così effettivamente. Grazie, io provo gratitudine per questo invito, non solo perché torno a San Giuseppe, dove sono stato allievo per 13 anni, dopo la maturità nel lontano 1981, e noi. Dicevo, gratitudine anche se accompagnata un po' da quel tremore che sempre mi segue quando pure in un contesto amichevole, insomma, bisogna provare un po' a mettersi a nudo, perché io vorrei proprio provare a condividere con voi qualche pensiero, perché questo libro di Andrea ci riporta un po' ai fondamentali, no? Questi ingredienti dell'immediatezza, della semplicità, che penso sia un buon viatico in una società dove ormai, ecco, come dicono alcuni, stiamo vivendo proprio la esculturazione del cristianesimo, no? E quindi fermarsi a ragionare è sempre un bel regalo, perché andiamo sempre troppo di corsa, e andare al sodo con l'errante rabbi Galileo, con Gesù, permette, questo mi sento di sottolinearlo, di mettere un po' in secondo piano Santa Romana Chiesa con tutte le sue dinamiche. Che il Vangelo è centrale e divisivo, o ci stai o non ci stai, ma aiuta a respirare l'aria giusta
e io ho avvertito anche un po' questa filigrana, questo afflato nella filigrana del libro scritto da chi, come vaticanista, attento conoscitore delle dinamiche ecclesiali per tanto tempo, si è occupato come saggista di Pio XII piuttosto che di altri personaggi della Chiesa, ma che adesso in qualche modo si è messo in gioco, aiutandoci a metterci in gioco. Io sono un boomer, come molti di voi, i figli spesso mi sbertucciano, quasi a dire ne abbiamo quattro figli, che diciamo un analogico di nascita si muove impacciato nel villaggio digitale, che può forse essere vero, però recentemente, proprio pensando a questo incontro con voi, ho fatto una riflessione perché mi è capitato di seguire un corso di aggiornamento dedicato alla cosiddetta inbox zero, cioè a come non farsi sommergere dalla posta elettronica in arrivo, ma gestirla, non rispondendo, archiviando, buttando la palla sempre nell'altro campo. Una partita di tennis continua, quasi meccanica, che forse è utile psicologicamente al mattino quando devi fare ordini sulle tante cose da fare, ma alla fine non è un incontro caldo che ti cambia, che ti nutre, non è una relazione con gli altri. Ecco, su questo io credo che il libro ci aiuti a capire che uno dei malanni del nostro tempo è proprio quello delle relazioni malate. E quindi 36 mesi, insomma, di predicazione di Gesù sono fatti di relazioni vere, di convivialità. Sono tre anni, ci ragionavo, che sono definiti con un banchetto, no? Da Cana all'ultima cena. Ecco, io vorrei dirvi che ho ritrovato nel libro di Andrea Tornielli tre episodi evangelici a cui mi sento molto legato per storia personale, ma che non prendevo in mano da tempo. Il primo è il Pozzo di Sicar, perché mi ha sempre affascinato l'immagine di quella brocca abbandonata, no? Che è come un deragliamento dovuto però a uno sguardo. Papa Francesco dice tanto nell'introduzione sugli sguardi. Ecco, io penso spesso alle mie brocche, a che cosa dovrei abbandonare, come quella donna che era a un certo punto così intensamente occupata nella mente e nel cuore da dimenticare il motivo primario per cui era andata al pozzo, no? Che era una sete probabilmente diversa. Lei è con un cuore rinnovato e caldo che poi è andata in città a raccontare, e ho sempre trovato anche consolante, c'è una nota credo da Santa Marta del Papa che lo mette in evidenza, che questa donna, una donna peccatrice, in fin dei conti è la prima persona a cui lui rivela, no? la sua identità. Ebbene, ci sono dei momenti della vita in cui si soffre perché non ti senti amato o perché pensi di non esserlo, no? E penso anche a quanto una certa educazione della mia generazione l'ha ricevuta, ecco, ci ha fatto impastare tante volte di sensi di colpa, no? Ma ci sono dei brani in cui noi vediamo l'umanità di Gesù che ci dice che possiamo per esempio anche piangere. È il caso di Lazzaro, che trovo così, ecco, così confortante, così forte, così bello anche, no? nella sua radicale umanità. E questo mi ha fatto venire in mente che nella liturgia orientale ortodossa, per esempio, il sabato santo viene chiamato il sabato di Lazzaro, che è una cosa estremamente molto interessante. Ma vorrei dire ancora una cosa, se posso, che passando dallo sguardo al cuore, io nel corso della mia vita professionale ho avuto modo anche di andare a caccia degli ultimi eremiti e ricordo, e poi arrivo in questo senso al terzo brano che mi ha sempre colpito, che uno di questi anacoreti mi aveva citato un apoftemma, cioè un aforismo, un detto di un padre del deserto, che dice: gli uccelli volano, i pesci nuotano, l'uomo prega.
quasi a sostenere che essere in relazione, in buona relazione con Dio è secondo natura. Io ho fatto uno sguardo abbastanza perplesso e questo anziano, severo, ma insomma un finto burbero, come tanti eremiti, andò a prendere uno sbilenco armadietto del vicino di un teologo, Thomas Piedrich, intitolato L'arte di purificare il cuore. E ve lo cito perché lui mi sottolineò un passaggio proprio sul cuore, dicendo che il cuore assicura la giustezza della fede. I credenti, c'è scritto in quel passaggio, non sono in grado di provare la loro fede in Cristo con argomenti di ragione, ma il sentimento del cuore dà loro la certezza di essere sulla giusta strada della salvezza. E ci sarebbero tante cose da dire su questo, ma questa comunicazione profonda da cuore a cuore, prima è stato citato San Francesco di Sala, lui si attribuisce, ecco, quella radicalità della comunicazione che è proprio corloquio, il cuore che comunica al cuore. Ecco, io ho trovato questo, questa forza nel racconto della vita di Gesù di Andrea Tornielli, che per me è anche, ecco, quell'intermittenza, ecco, il terzo brano in cui mi ritrovo molto, no? Di discepoli di Emmaus che vedono, non vedono, che sentono, alle volte non colgono. E vorrei chiudere citando, ecco, un'esperienza che sto vivendo in questi ultimi anni di rapporto con il mio papà, molto anziano, quest'anno compierà 95 anni, che un po' si sta spegnendo, un po' si perde, non ha delle particolari patologie, dove però, sapete, quando si è giovani, questo a me è capitato, forse sarà capitato anche voi, ma anche quando ero appena sposato, mi capitava di arrabbiarmi se scoprivo in me qualcosa di simile ai miei genitori, mio padre piuttosto che mia madre. Mi faceva arrabbiare questa cosa. Adesso invece, la mano non c'è più da 8 anni, e invece adesso scoprire questo lo custodisco come qualcosa di caldo, no? nel cuore, ed è una traccia che, ecco, mi aiuta, no? Come un pollicino a trovare quella forza, ecco, degli sguardi e degli incontri che in fin dei conti è poi la vita di Gesù che Andrea ci consegna nel suo libro. Grazie. Grazie intanto per la sincerità e dei racconti personali. Io sono ritornare ad Andrea Tornielli perché tutti i relatori in qualche modo hanno toccato il tema dello sguardo, in modi diversi, ma è stato toccato da tutti, che secondo me è, mi viene da dire, uno dei, come dice anche il Papa nell'introduzione del libro, insieme ad altri elementi, uno dei frutti di questa immedesimazione. E quindi volevo chiederti, come tu insisti proprio su questo elemento dello sguardo e che valore ha, insomma, questo libro? Perché cita questo tema il Papa nella prefazione, verbo vedere è uno dei verbi più ricorrenti nel Vangelo, ma gli sguardi sono fondamentali. Cito soltanto due episodi che a me hanno molto colpito. In uno lo sguardo deve essere per forza protagonista, perché non c'è un non detto. Siamo a Cana, come ha ricordato il Vangelo, inizia e finisce con un banchetto. E le nozze di Cana. Gesù è appena stato, è tornato dopo essere stato fatto battezzare al Giordano, dopo aver vissuto nel deserto, torna in Galilea e c'è uno sposalizio qui dove Simone presenta anche sua madre, dovevano essere amici, mezzi parenti, comunque sono conoscenti, ed è lì insieme con lui. Non è previsto, lui non ha previsto di
compiere chissà cosa di qualcosa di straordinario. E sta alla festa, mangia, beve con tutti gli altri. Se non che Maria, che è questa donna eccezionale, si accorge prima di tutti gli altri che è accaduto qualche cosa, finito il vino, finire il vino, una festa, un matrimonio, ma insomma è una cosa piuttosto grave. E per cui lei si rivolge a suo figlio e gli dice: non hanno più vino. E la reazione di Gesù è una reazione un po' severa, un po' stizzita, che richiama quella di qualche anno prima, quando il dodicenne viene ritrovato dai genitori al Tempio di Gerusalemme. I genitori, insomma, avevano tutte le ragioni per riproverarlo, perché non lo trovavano per 3 giorni, pensavano che fosse con loro nella carovana, invece era rimasto a Gerusalemme. Lo cercano tornando indietro ed erano ben preoccupati. Lo ritrovano e lui gli dice, insomma, gli chiude la bocca dicendo: non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Ecco, la risposta di Gesù a Maria mi ha ricordato quella, perché ci sono solo 2 punti nel libro in cui io, umilmente, dichiarandolo in nota, diciamo così, cambio, non uso la traduzione ufficiale del Vangelo della Conferenza Episcopale Italiana. Questo è uno di questi, le nozze di Cana, prendo una traduzione possibile, che tra l'altro è molto ripresa in pari della Chiesa. Comunque Gesù risponde, leggiamo nel Vangelo, cosa ha a che fare con me, te, donna, insomma, io, che cosa ci importa, insomma, ha finito il vino, non è, è come se si dicesse la mia affare nostro. E lo dice in una maniera, se leggiamo il Vangelo, abbastanza perentoria. Poi, leggete quel brano, subito dopo Maria che dice in serio: fate quello che lui vi dirà, fate quello che vi dirà. E che cosa è successo? Gli ha appena detto: oh, no, cioè, lasciami stare, cosa ci importa? E subito dopo la madre dà un ordine ai servi di riempire quelle giare che erano nella casa per la purificazione rituale, che contenevano l'acqua della purificazione rituale, comunque in qualche modo erano il simbolo dell'acqua dove ci si lavava le peccati. E quell'acqua diventa il vino migliore di quello servito fino a quel momento. Il miracolo è la trasformazione dell'acqua in vino. Lì c'è uno sguardo, perché c'è un qualcosa di non detto. Come l'ha convinto Maria? È probabile, almeno io così ho immaginato, che ci sia stato lo sguardo di una madre al figlio. Ognuno di noi immagina lo sguardo della propria madre quando, tra il severo, il rimprovero e la richiesta, però ti guardava in un modo che tu sapevi che quella cosa la dovevi fare. E questo è un esempio. Oppure pensate all'altro sguardo bellissimo e liberante che avviene invece verso la fine della parte finale della vita di Gesù, quando Gesù entra a Gerico e si imbatte nell'uomo più odiato della città, esattore delle tasse, odiato proprio da tutti, perché esattore delle tasse è ladro, dunque considerato un venduto agli occupanti romani, ma che pure rubava, odiatissimo da tutti. Quest'uomo non mostra, non leggiamo nel Vangelo, non sembrava in preda a una crisi mistica, a un particolare rimorso per quello che faceva. No, semplicemente aveva un po' di curiosità. Sapeva che Gesù arrivava, ma sceglie una modalità di rapportarsi a lui che non è quella di quello che gli va incontro, che cerca di toccarlo, di parlargli, insomma, di rapportarsi. Sale su un albero e si nasconde tra le foglie per vederlo da lontano. È un modo in cui uno guarda, standosene bene in disparte. Il Papa userebbe la parola balconeare, invita, cioè guardare dal balcone, quando noi ci affacciamo al balcone per seguire qualcosa che avviene sotto, ma noi non siamo partecipi, non siamo nel flusso della vita, non siamo lì, noi stiamo in disparte, guardiamo. Questo è Zaccheo. Che cosa accade? Che Gesù passa, alza lo sguardo per primo, lo guarda, lo vede, lo guarda, e gli dice: scendi subito, perché io vengo a casa tua. Ma pensate, cioè, a questo che non gli aveva detto niente, era lì solo per curiosità, viene amato per primo da Gesù, viene chi ha guardato per primo.
primo da Gesù, viene amato per primo da Gesù, che compie, come in ogni pagina del Vangelo, atti, pone atti, gesti che vanno contro tutte le tradizioni, i bianchi, le usanze, il perbenismo, perché Gesù appunto accoglie e mangia con i peccatori, con le persone con cui nessuno voleva sedersi a tavola. E questo era come il primo, e non credo che ci possa essere un paragone all'oggi, non è che possiamo dire un funzionario dell'agenzia delle entrate, non c'è paragone con l'oggi, forse per qualcuno non lo so, ma, però non c'è un paragone, proprio la persona più odiata, il prende e va ed entra nel cielo di Gesù. Ma anche qui la prima cosa è uno sguardo, e finisco dicendo, rispetto alla conseguenza di questo sguardo, che questo episodio del Vangelo è molto liberante per ciascuno di noi. Perché? Perché va servita la dinamica degli eventi. Quest'uomo non ci appare particolarmente pentito, è lì curioso. Gesù compie il primo passo, va a casa sua e certo, mentre erano a tavola, Zaccheo si alza e pronuncia quelle parole impegnative. Io do metà dei miei averi ai poveri e se ho rubato restituisco quattro volte tanto, si vede che sapeva qualcosa che aveva rubato. Conversione vera, perché come direbbe il Papa, tocca portafoglio. Conversione seria, diciamo vera. Però guardate la dinamica, lui non si converte prima, cioè lui si converte dopo essere stato amato così. Lui capisce di essere un povero peccatore, un corrotto, non prima, cioè riconoscersi poveretti, dei peccatori, non è la precondizione per incontrare Gesù, basta essere lì quando lui passa. Poi certo, essendo stato guardato così, amato così, abbracciato così, in una maniera così sorprendente, sovrabbondante, certo che in questo abbraccio di misericordia uno si scopre per ciò che è, e cioè niente, un poveretto, nel suo caso un peccatore, aveva capito perché era odiato così da tutti, ma non era odiato da Gesù, che anzi lo predilige. Ecco, io credo che in questo gioco di sguardi c'è tutta la bellezza del Vangelo, ed è una bellezza liberante per noi, perché ci dice che per incontrare Gesù, per lasciarci attrarre da Lui, per incontrare la sua misericordia, non è che per forza dobbiamo aver compiuto un percorso penitenziale di 1, 2 o 7 anni, aver frequentato lo scuola, no, no. È qualcosa che accade per grazia, il Vangelo è pieno di incontri così. Io rimarrei su questo tema degli sguardi, anche perché mi sembra che gli episodi che adesso la Grande Media ha ripercorso fanno parte di quella declinazione personale artistica di cui parlava Pierluigi Banda prima. Quindi mi rivolgerei la domanda appunto su questo tema dello sguardo, cioè che portata lo sguardo nel quello che in questo tipo, ma in generale quella che è la comunicazione del cristianesimo. Secondo me qui Andrea tocca il cuore dell'avvenimento cristiano, perché avendo ascoltato adesso l'episodio di Zaccheo, uno potrebbe dire, avete capito, insomma, chi non ha i conti a posto cosa dovete fare? Non vi accada come Zaccheo, questa sarebbe la definizione moralistica o gnostica del Vangelo che spesso sentiamo nelle omelie, di cui siamo complici in quanto rappresento anche la parte del clero. Invece questo libro ci fa capire che ci deve riaccadere la stessa cosa che è accaduta a Zaccheo, cioè, come ha detto adesso Andrea, un incontro per grazia che ti squaderni, che ti faccia sentire amato, preferito, prima di tutto, prima di qualsiasi tuo corso di avvicinamento. E questo nel libro è continuamente descritto. Infatti io il suggerimento che darei è di leggerlo pian piano, perché ce n'è per ogni giorno, bisogna assaporarlo lentamente, come un incontro al giorno, per avere gli occhi spalancati su quell'incontro che puoi fare tu nella tua giornata.
In particolare questo accento dello sguardo mi ha spinto a cercare, no, nella versione digitale, quante volte c'era la parola sguardo, ed è 159 volte, quindi circa una pagina sì e una pagina no, solo la parola sguardo, poi ci sono tutti i verbi guardare, vedere, mirare, e quindi è un continuo gioco di sguardi. Ma perché mi sembra fondamentale questo aspetto? Perché troppo spesso, forse mi ripeto, siamo caduti nel tranello di una fede che si comunica per conoscenza o per comportamento. Invece la fede è un cammino di questo sguardo, un cammino inoltrato nel cuore da questo sguardo che ti guarda quando ancora tu non lo vedevi, come accade per Bartimeo, descritto intorno a pagina 70 nel libro. E io ho provato a ricostruire questa traiettoria, poi anche stavolta Andrea magari mi smentisci, ma io ho avvertito che prima di tutto, se volessi costruire un modo di fare di Gesù come tu lo descrivi, è innanzitutto questo sguardo che arriva e legge il cuore e lo fa sentire abbracciato prima di tutto. E da questo sguardo che tocca, tu dici, nelle viscere la persona, usi due volte questo termine, si accende una scintilla. Cioè, la cosa che Pietro vede in Andrea è che lo sguardo di Andrea, che ha visto Gesù, è uno sguardo che ha una luce negli occhi, tu dici. Si accende una scintilla che si vede negli occhi di chi è stato guardato da Gesù. E in fondo questa esperienza sintetizzata da quella parola che ricorre tanto spesso nella predicazione di Papa Francesco e poi tu riprendi nella parola attrattiva. Io mi immagino così l'attrattiva di Gesù. Uno sguardo che per grazia ti cambia lo sguardo. Ed è tutt'altro che un sentimento, ma è un'esperienza descritta ancora da un'altra parola che metto in gioco, che è lo stupore. San Gregorio di Nissa, scusate se ritorno sempre a dedicare i padri, ma loro ci hanno visto giusto, diceva che i preconcetti generano gli idoli, invece lo stupore conosce, perché lo stupore è tutt'altro che un sentimento ingenuo. Poi vi leggo una frase di Papa Francesco che cita Andrea nel libro, ma lo stupore è proprio quell'atteggiamento di chi ha impastato la ragione e l'affezione nel cuore dell'altro e si lascia spalancare a dimensioni nuove, cioè a quello che non avevi già pensato prima. Noi abbiamo tutti un'idea di conoscenza come immagazzinare contenuti, accumulare cose che già sappiamo sempre secondo le nostre categorie, no? Per gestire le mail. Invece lo stupore ti spalanca le categorie, ti fa entrare nel mondo dell'altro. Lo stupore è l'unico atteggiamento con cui ci si apre con ragione alla fede. Ma quello stupore è generato soltanto dall'attrattiva dello sguardo. La frase del Papa, stupore tra l'altro 60 volte nel libro, va bene, e che dice stupirsi e meravigliarsi, dice Papa Francesco a pagina 60, è il contrario del dare tutto per scontato. È il contrario dell'interpretare la realtà che ci circonda e gli avvenimenti della storia solo secondo i nostri criteri. Per questo il libro, scusa se oso, ha una portata teologica, perché ci fa capire che noi possiamo rispondere a quella domanda chi è Gesù soltanto se siamo oggetto di quell'esperienza di misericordia, soltanto se siamo coinvolti in quella attrattiva che ci stupisce e ci lascia a bocca aperta davanti a una presenza. Altrimenti le nostre sono riflessioni su Gesù, e tutte le riflessioni potrebbero essere parziali, proiettare ciò che già noi sappiamo su Gesù. Invece questa posizione di stupita ammirazione ci permette di lasciare che in Gesù sia Dio a parlarci, che Gesù sia quello che è, cioè Dio che si rivela a noi. E lì ci sono alcuni passaggi del tuo libro che fanno capire come Gesù stesso, come uomo, abbia pian piano ceduto ad essere quella compassione viscerale, in termine tuo, di Dio nei confronti degli uomini. Ma questo è tutt'altro che sentimentalismo, è teologia pura,
Cioè dire che Gesù è la compassione viscerale di Dio nei confronti degli uomini tiene dentro tutto il suo mistero umano e divino detto dalla prospettiva del credente, cioè dalla prospettiva di chi si è messo dietro la presenza. Una domanda che farei adesso a Francesco Antonioli è legata appunto a questo concetto, se si può chiamare così, che diceva adesso Luigi Bando sullo stupore, come l'unico sentimento che apre alla conoscenza di Gesù. E sapendo anche quelli che sono i tuoi lavori, i tuoi libri, le tue passioni, mi viene a chiedere, ma in questo, visto che prima hai citato il fatto che siamo in un mondo non totalmente, quasi totalmente cristianizzato, mi viene da chiederti, in un mondo così in cui appunto sicuramente la fede non si può più comunicare per conoscenza o per comportamento, come diceva, questo libro che contributo dà per questo stupore di cui si stava parlando adesso? E poi in generale che cosa significa allora un contrario, diciamo così, uno stupore oggi, secondo te? Domandone, alcune riflessioni, ma certo è bellissima la lettura che ha dato le radici di padre della Chiesa dello stupore. Questo mi fa pensare molto a come noi, se abbandoniamo la brocca, andiamo a raccontare come meno di questo incontro, no? Di questo sguardo agli altri, cioè come comunichiamo noi questo avvenimento oggi, no? Mi verrebbe da dire, non mi sembri blasfemo, pensate alla cura talvolta che viene messa nella pubblicità di noi yogurt e alle volte, no, alla trasandatezza con cui noi invece dovremmo comunicare, no? Rendere ragione di quello in cui noi crediamo. Quindi, diciamo, questo tema dello stupore mi fa molto ragionare, un po' perché mi occupo di comunicazione, ma anche proprio su come, no? Noi annunciamo. E c'è forse un'altra riflessione che mi viene da fare rispetto, ecco, all'importanza della figura di Gesù, a cui questo libro di Andrea sta contribuendo molto, ma su cui anche il nostro Papa, adesso rimane 10 anni della sua elezione, insiste molto. A me ha colpito sempre, tuttora, no? Voi sapete che a me non è successo, insomma, ecco, vedere la lacrimonia, talvolta la ferocia, no? Viene attaccato questo Papa. Addirittura c'è qualcuno che si è spinto a dire di lui che sarebbe come l'anticristo. Ebbene, io riflettendo su questo, che mi sono andato a scartabellare sugli appunti che avevo di una vecchia lezione di tanti anni fa, proprio sulle lettere di Giovanni, e dove si parla dell'anticristo. E guardate che l'anticristo non è in realtà il demonio con il forcone, no? Ma è colui, si legge sia nella prima che poi dopo un'altra cosa importante nella seconda lettera di Giovanni, è colui che dissolve Gesù, no? Cioè che lo vanifica adoperando quello che di Gesù è solo nel suo interesse, no? Magari tenendo soltanto gli aspetti esteriori, no? Nella seconda lettera di Giovanni si parla addirittura di molti seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco, il seduttore è l'anticristo. Io trovo molto bello questo tema della carnalità, no? Perché è quello che ci dice del non verbale, sono i temi che abbiamo affrontato questa sera. Questo farsi carne è, diciamo, tutta la centralità del messaggio
evangelico. E quindi il fatto che ci sia, ecco, un Papa che ci porta, no, anche con la semplicità di Santa Marta dentro a questo avvenimento, io credo che sia una cosa davvero, davvero molto importante, che ci dovrebbe far riflettere sulla, ecco, sull'essenzialità. Dovremmo rivitalizzare la nostra capacità di stupore. E io sono convinto che però, incamminandoci su questa strada, abbiamo la possibilità di aprire delle porte. Io ho fatto esperienza, ed è curioso questo, nell'ultima redazione in cui sono stato, una redazione molto laica, fatta di relazioni difficili, come spesso succede nelle redazioni, però qualche volta si era di fronte alla televisione, che era successo quando il Papa è stato eletto, è successo in alcune situazioni, ecco, la semplicità in cui lui parla della carne, no, di Cristo come esperienza umana, però per portarci in una dimensione verticale, fa scattare delle mani. Io ho avuto tante persone che magari non avrei mai immaginato, estremamente lontane, sono state colpite, no, da questo. Mi hanno domandato come potevano fare per approfondire con molta circospezione, però sentivi che si stava aprendo una breccia, no? Io credo che sia importante entrare dentro queste feritoie, che poi alle volte sono spesso delle ferite, e hai ragione quando suggerivi di dire prendiamoci questa lettura un po' per volta, no? Perché un po' per volta puoi assaporare questo. Ecco, sono questi anche i motivi per cui, ma non perché sono qui stasera, ma perché sono convinto, e sono grato di questa lettura che ho potuto fare. Grazie. Grazie mille. Io mi avvicinerei alla conclusione in modo tale da stare dentro. E, no, volevo solo concludere, ovviamente invitando dunque, mi sembra chiaro a questo punto, alla lettura di questo libro, perché se posso dire che mi sono ritrovato molto quando prima Francesco Antonioni ha ripreso la figura di discepoli di Emmaus che vedono e non vedono. E penso che io, ma tutti i cristiani in primis, quante volte ci si trova in una condizione simile. E penso che, come veniva detto in molti modi, adesso non sto a riprendere, non sarebbe il caso, dire molto peggio, però penso che la lettura di questo libro, se fatta con questo tipo di coscienza di se stessi, che si vede e non si vede, possa magari, se Dio vuole, far capitare l'esperienza dello stupore di cui si parlava stasera. Quindi niente, chiudo qui, grazie mille per i saluti, grazie mille ai relatori.